Bentornati anche oggi sul mio canale. Oggi voglio dedicare un vlog a un autore magnifico e talvolta si rimane anche un po' interdetti quando si scopre la scomparsa di un grande artista come quello di cui vi parlo oggi e il non aver saputo praticamente niente dai mass media o comunque dalla stampa in maniera evidente la scomparsa di questo artista. Io sto parlando di Gianfranco Reverberi, un autore magnifico che nella sua vita ha scritto tante canzoni che hanno partecipato a tanti festival di Sanremo. La storia della musica italiana è passata dalla sua scrittura e oggi voglio ricordare questo artista purtroppo scomparso. Vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Gianfranco Giacomo Reverberi, nato a Genova nel 1934, è stato un compositore italiano, fratello di Gian Piero Reverberi ed esponente della scuola genovese. Gianfranco Reverberi nasce all'interno del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova. Perché? Perché il nonno paterno era il custode e anche falegname di questo museo. Nel dopoguerra la famiglia poi si trasferirà in Corso Torino, in un piccolo appartamento al numero 58 che diventerà polo aggregativo di musicisti. Lui studia pianoforte presso un'insegnante privata, appassionato di fisarmonica, con questo strumento poi inizia a esibirsi in una serie di spettacoli musicali dove i protagonisti sono bambini prodigio. Suonerà anche il vibrafono che gli è stato poi regalato dal padre, che diventerà il suo strumento principale. Con questo strumento firmerà il suo primo contratto per esibirsi a Napoli durante le vacanze scolastiche estive. L'anno dopo, quando ha 16 anni, viene invitato come vibrafonista nell'orchestra di Nello Segurini al Lido di Genova. Lucio Dalla canterà In cielo. Ed anche stasera fa pensare a te. Durante il servizio militare che fa a Fano, Gianfranco Reverberi forma un quartetto con altri commilitoni, fra i quali figurerà Piero Ciampi. Successivamente è assegnato al reggimento di Milano. Fonderà un trio jazz con Giorgio Gaber, che suona la chitarra, Giorgio Buratti al contrabbasso e si esibirà nelle cantine milanesi. Dammi mille baci c'è ancora. Contemporaneamente, insieme a Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Paolo Pallino Tomelleri, Nando De Luca e Luigi Tenco, costituirà uno dei primi gruppi italiani di rock and roll. Il cantante di questo gruppo sarà Adriano Celentano. Terminato poi il servizio militare, entra a far parte come vibrafonista nell'orchestra di bordo della nave Olimpia. La nave, che partiva dal porto di Genova per New York, navigava per 2 mesi nei Caraibi e per ulteriori 2 mesi toccava 4 continenti nella cosiddetta crociera dei miliardari. Dopo questa esperienza tornerà a Milano e con Iannacci, Tomelleri, De Luca e Tenco formerà I Cavalieri, un gruppo che incide presso la Dischi Ricordi, ma in realtà servirà anche da base per altri artisti dell'epoca. I Cavalieri si esibiranno anche nei locali di Roma, parteciperanno inoltre alla colonna sonora di un film, La Notte Brava di Mauro Bolognini, un film del 1959. Tanto piacere, Nicoletto. E come loro ne incontreremo tanti altri. L'aspirazione massima di Reverberi sarà però in realtà quella di comporre. E grazie anche ai buoni consigli di Mogol verrà assunto inizialmente alle edizioni musicali di Radio Record e Ricordi e dopo alla discografia. Diventa quindi a 23 anni vice direttore artistico della casa e nello stesso tempo fonico, assistente musicale, direttore d'orchestra, arrangiatore, turnista e anche talent scout. Sapevo che soffrivi. Nella sua vita Gianfranco Reverberi ha diretto l'orchestra al Festival
Festival di Sanremo più volte. Lo ha fatto per Nicola Di Bari, che fra l'altro produrrà anche, e vincerà il Festival del 71 con Il cuore uno zingaro, nel 72 con I giorni dell'arcobaleno, mentre nel 70 la canzone La prima cosa bella, pur non vincendo, si rivelerà il disco più venduto dell'anno. Canta il mio cuore. Dopo che Nanni Ricordi uscirà dalla Ricordi, Gianfranco Reverberi diventerà direttore artistico della CGD, col suo amico Franco Crepax, che invece sarà nominato direttore. Da un'idea di Gino Paoli, che nel frattempo già incideva con la RCA, nasce una nuova esperienza di produttori indipendenti. Il primo artista prodotto dalla coppia Paoli-Reverberi sarà Lucio Dalla. L'occasione per lanciare Dalla sarà col Festival di Sanremo, con una canzone composta per lui da Reverberi. Il testo sarà di Sergio Bardotti. La canzone è Puff Boom. Oltre a comporre canzoni, scriverà anche colonne sonore per molti film. Un brano in particolare sarà composto per il film Preparati la bara, un film con Terence Hill. Nel 2006 è ripreso dal duo americano Barclay per il loro singolo Crazy. Spy, you better never cry. Da ricordare la sua collaborazione con Giorgio Calabrese, che è risultata in una serie di splendide canzoni in lingua genovese, che saranno interpretate e rese note da Natalino Otto, da Bruno Lauzi. Gianfranco Reverberi ha depositato in SIAE 1456 brani musicali. Nel novembre del 17 pubblicherà La testa nel secchio. Sarà un libro che uscirà per la Jacobelli Editori. In questo stesso anno sarà insignito anche del premio La Caraviglia dal comune di Livorno. Gianfranco Reverberi è morto poi a Roma all'età di 89 anni l'8 gennaio del 24.